Come diceva Gabriele, tutto è stato reso possibile grazie a una sinergia che si è creata tra il pubblico e il privato. Diciamo che la dottoressa Simona ha lanciato l'idea, noi l'abbiamo raccolta, quindi grazie alla soprintendenza, dobbiamo veramente ringraziare la soprintendenza di Bari per questo lavoro che adesso la dottoressa Simona Cingala ha svolto, quello di raccordare proprio il pubblico e il privato. Finalmente si parla di analogico. Purtroppo per molti anni abbiamo dimenticato, diciamo, cosa vuol dire la fotografia analogica, dando, diciamo, precedenza al digitale. Però sapete benissimo che dal punto di vista didattico è importante partire appunto dalle origini della fotografia, perché altrimenti sarebbe riduttivo, cioè non trasferiremo ai nostri giovani tutto, diciamo, lo sviluppo creativo che si è avuto in questo centenario, insomma, di storia. Quindi io sono davvero felice quest'oggi per due motivi. Prima, perché finalmente si parla di analogico. Secondo motivo, quello più importante, è che finalmente si crea questa sinergia tra il pubblico e il privato. Questo può essere l'inizio di un ottimo cammino per parlare di fotografia in più. Ringrazio ancora tutti i presenti, soprattutto Gabriele Chiesa, la dottoressa Simona e la sua intervento. Grazie.